Il libro Amaldi spiega l'autoinduzione, in cui non è necessaria la presenza di un campo magnetico esterno. Basta variare la corrente in un circuito elettrico per generare una forza elettromotrice indotta nel circuito. In questo grafico il libro mostra quello che accade quando si chiude l'interruttore di un circuito, per esempio l'interruttore dell'alimentatore, del generatore che alimenta il circuito. Allora l'intensità di corrente non raggiunge istantaneamente il valore massimo, ma lo fa soltanto progressivamente. Questo è causato dalla presenza dell'autoinduzione. Questo accade perché alla chiusura dell'interruttore il flusso magnetico autoindotto cresce improvvisamente, ma allora si genera una corrente indotta nel verso contrario per la legge di Lenz, che tende a opporsi a questo aumento di flusso magnetico e quindi rallenta la crescita della corrente complessiva. La stessa cosa accade quando il circuito viene aperto: la corrente non va immediatamente a zero, ma lo fa progressivamente, perché di nuovo nasce una corrente indotta che cerca di opporsi alla brusca variazione, diminuzione in questo caso, di flusso autoindotto. Il libro calcola quindi l'induttanza di un solenoide, seguendo lo stesso procedimento che abbiamo visto in uno dei video precedenti, cioè calcola il flusso autoindotto del campo B attraverso tutte le spire del solenoide, con la formula BS, che poi moltiplica per il numero delle spire, perché l'area del solenoide è n volte l'area, la superficie di una singola spira, quindi n volte S. Al termine del calcolo il libro trova che il flusso autoindotto del campo B è proporzionale alla corrente elettrica che scorre nel solenoide e questa costante di proporzionalità L è il coefficiente di autoinduzione o induttanza che ha questa espressione. Il campo magnetico, anzi meglio il flusso magnetico, è proporzionale alla corrente che scorre nel solenoide. E questo risultato non vale solo per il solenoide, ma per qualsiasi circuito elettrico. L'induttanza è caratteristica del circuito e del materiale in cui è immerso, per esempio l'acciaio, e misura quant'è intenso l'effetto dell'autoinduzione. Si misura in Weber su Ampere, che si chiama Henry. Si chiamano induttori quegli elementi dei circuiti, essenzialmente bobine e solenoidi, che hanno un'induttanza non trascurabile. Nel caso di un solenoide, la sua induttanza cresce se il solenoide ha molte spire e se la sua sezione è estesa, sarebbe l'area di una spira, e inoltre se le spire sono avvolte attorno a un nucleo ferromagnetico. Così l'induttanza del solenoide è aumentata di un fattore uguale alla permeabilità magnetica relativa, diciamo che sono centinaia di volte nel caso dell'acciaio. Per questo l'acciaio amplifica di centinaia di volte sia il campo magnetico sia il flusso magnetico.